sono 16 miliardi, quindi poco meno dello 0,5. Questi sono soldi che arrivano nell'economia e quindi soldi che potrebbero dare uno slancio alla borsa italiana. Sì, francamente questi vertici mi sembrano semplicemente ratifica a cose abbastanza conclamate e scritte. Peccato che non sia stato fatto nel centro Italia, sarebbe stata anche una buona occasione per dare visibilità a quelle zone, ma insomma in ogni caso credo che come datogrammi si faccia il solito gioco delle parti in cui uno un po' resiste ma alla fine si trova l'accordo, magari non per 6 ma per una cifra un po' più bassa. E insomma non dovrebbe essere questo il volano dell'economia, eventi così drammatici. Sentiamo disturbato che... Pietro? Sì. Sì, abbiamo sentito qualcosa al microfono. Pietro? Sì, mi senti? Sì, adesso sì, abbiamo sentito un disturbo sul microfono. Vai. Sì, insomma, in due parole, operativamente credo che bisognerà tenere sott'occhio i titoli assicurativi. Ritengo che da qui a qualche mese la normativa che è vigente nella maggior parte dei paesi europei, ovvero l'obbligo di assicurare gli immobili contro eventi sismici, venga fatta propria anche in Italia, e quindi ne potrebbero beneficiare questi titoli assicurativi. Una norma del genere sicuramente darebbe un impatto forte anche su questo settore, quindi credo che tutto andrà come previsto, i soldi verranno in qualche modo autorizzati, insomma questo ulteriore diciamo sforamento di budget verrà autorizzato, però ribadisco, non è questo secondo me il modo di far crescere un'economia su eventi drammatici. Ecco, su questo ti faccio una domanda molto chiara, cioè la ricetta per uscire dalla questa crescita anemica dell'Italia è da 4-5 anni di recessione che ci lasciamo alle spalle, è il debito, facciamo debito. Ma questa è una ricetta vecchia che non ha funzionato, direi, empiricamente, nel senso che ci troviamo nella situazione nella quale siamo proprio in virtù di un debito che è accumulato nelle due generazioni precedenti, quindi non è questo secondo me il modo per superare la crisi, o meglio è il modo per provare a farlo nel breve, ma poi nel lungo i problemi si ripropongono, quindi i tassi così bassi dovrebbero già di per sé spingere l'economia, secondo me andrebbe ripensato proprio un piano per l'Italia in 20 anni, riposizionarsi a fare delle cose che sappiamo fare bene e che sono tipicamente il food, l'arte piuttosto che il turismo, e lasciar perdere un po' il manufatturiero e l'industriale, che volente o nolente sono settori che da qui a 20 anni vedranno l'Italia sicuramente non primeggiare, se non in produzioni estremamente sofisticate e raffinate, che potrebbero essere quelli il focus per l'industria per ripartire. Bene, Pietro è caduta la linea, se riusciamo a ripristinarla. Eugenio, allora, non ti convince la rottura, nemmeno oggi, no. Sono scappati gli opzionisti? I venditori di opzioni non scappano. Infatti anche per quello lo dicono, per il momento non sono scappati, quindi sono sempre coraggiosi. La parte alta 17.500, 18.000, quindi non stanno scappando, per cui non temono, per il momento non temono accelerazioni rialziste. Lo dico anche. Dove stanno nascosti? Scusa? Dove sono nascosti gli opzionisti, i venditori di opzioni? Beh, sul mercato italiano abbiamo 17.000, nella parte alta abbiamo 17.500 e 18.000, e non si sono ancora riposizionati più di tanto, si sono un po' spostati male di poco. Nella parte bassa invece abbiamo quello più solido, parte da 15.500. Quanto? 15.500. C'è anche qualcosa, 16.500, ma lì si sono un po' spostati, quindi in realtà è 15.500. Infatti la mia strategia di Iron Condor era proprio mirata sul 15.500 e 17.500, però per il suggerimento che mi davano gli opzionisti. Quindi secondo te entro il 16 di settembre il mercato non va sopra 17.500? È poco probabile. La 18, ecco, adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi ci dici i prezzi, perché mi interessa capire anche la 18 quanto ce la pagano, va bene? Sì. Va bene? Pubblicità e poi rientriamo subito dopo.
Ben ritrovati con un FIB 16.955, che in questo momento ripiega leggermente rispetto all'apertura brillante che aveva fatto, le prime battute delle contrattazioni, si era riportato anche sopra la soglia psicologica di 17.000 punti, 8.401 i contratti scambiati, un po' pochini. Torniamo su Eugenio Sartorelli. Eugenio, quanto ce la pagano la put 18? La call 18. Sì, la call 18, scusa. Sì, chiaramente. Ce la pagano adesso sui 19-20 punti. La volatilità è scesa. La volatilità ieri 20 punti a 2,5 euro, quanto sono? Bisogna dedicare a 2,5, quindi sono 50 euro. 50 euro a gamba ci paga. 50 euro la 18, la 15, la put invece 15,5 ce la pagano circa 27 okay. punti. Chi si vuole coprire e comprare la 18,5, quanto costa la 18,5? Io costa pochissimo, 5 punti. C'è anche la 18,250 in questo momento. La 18,250 quanto costa? Praticamente 9 punti, quindi si incasserebbero alla fine una decina di punti, una miseria. 10 punti per 2,5 sono 25 euro a gamba. Sì, certo, le probabilità di successo sono molto elevate, chiaramente. Però vendendo la 17,5. Vendendo secondo la 18. Me sì, 17,5 con la 17,5, coprendosi con la 17,750, praticamente si vanno a incassare una quarantina di punti. Ma non mi dalla piace. Dalla parte bassa invece con la 15,5 e vendendo la 15,5 e acquistando la 15,250 si incassano un'altra decina di punti. Le probabilità sono... però cercando di aumentare il budget a disposizione, cioè la redditività di questa operazione, se 10 punti li prendiamo da sopra e poi vendiamo la parte bassa, se vendessimo per esempio la 15,5, sì, quanto ci pagano una put 15,5, quanto incassiamo? Adesso incassiamo circa 27 punti, quindi ne incassiamo circa, compreso l'altra, compreso la 18, incasseremo 45 punti circa. Diventa più sostanzioso. Comprando più sostanzioso, la 15, però ci assumiamo un bel rischio comunque. Comprando la 15,250? La 15,250 andiamo sui 18 punti. Cioè scende la revenue a 18 o costa 18? Sì, il prezzo è 18 punti della 15,250. Quindi 27 meno 18 sono un'altra decina di punti. Sì. Sono 20 punti, era un condor che ci permetterebbe di incassare 20 punti. Sì, poco di più, sì, circa 20 qualcosa punti. Con sempre probabilità 50 molto euro. Elevate. Sempre 50 euro. Sì, andiamo intorno ai 50 euro di utile. E così siamo un po' protetti da eventuali... Però bisogna levare tutte le commissioni. Eh beh, certo, lì il broker, quando si pagano 4 opzioni, avere un broker, un discount broker, che te le fa pagare massimo 2-3 euro a opzione, fa la differenza. 2-3 euro opzione, già ci siamo mangiati buona parte della... Sì, ma 2-3 euro parliamo già di un discount broker, perché sennò si va sui 5 euro opzione. Sui 5 euro? Sì. Per lotto? Per lotto, sì, bisogna avere, sì. Quindi per una opzione? Per ogni opzione una, sì, 5 euro, di solito la media più o meno va su quei prezzi. Non per trade? No, Pietro. Dipende dagli accordi, ci sono anche alcuni che ti fanno fare, in base al numero di trade che fai, poi ti abbassano la commissione. Sì, sì, va bene. Pietro? Caduta di nuovo la linea con Pietro, allora proseguiamo con Eugenio. Eugenio, ma questa compressione di volatilità non ti preoccupa che c'è sul mercato italiano, che potrebbe esplodere da un momento all'altro? Ma più che altro i segnali vengono dall'America, lo dicevo anche ieri, cioè c'è una compressione di volatilità su tutto il mercato europeo, cioè siamo parecchi giorni che c'è. Invece in America sono circa una decina di giorni che piano piano sale. È un segnale che qualcosa forse potrebbe esplodere effettivamente, partendo dall'America e quindi poi coinvolgere anche l'Europa. Senza dubbio la compressione di volatilità è un'opportunità, ma può essere anche una minaccia. Poi abbiamo l'8 settembre abbiamo la BCE, quindi anche se non dovrebbe succedere niente di particolare, però insomma lì la volatilità in genere intorno a quei giorni aumenta sempre qualcosina. Quali sono gli indicatori che tu hai a disposizione per ridurre la volatilità? Cioè per capire quando sta aumentando la volatilità?
Anticiparla è praticamente impossibile. L'anticipatore che mi aiuta è che sull'America ci sono le opzioni sul VIX, cioè le opzioni sì. sull'indice di volatilità. E allora lì guardando la volatilità della volatilità, sostanzialmente, la volatilità di quelle opzioni, si può, quindi sarebbe una derivata prima. E adesso che indicazioni abbiamo? Sembra anche lì appunto le opzioni sul VIX si stanno un po' surriscaldando. E quindi anticipano il fatto che il VIX potrebbe sottolineo, avere una impennata di volatilità. Adesso siamo intorno al 13,5%, però potrebbe anche ritornare velocemente al 17-18%. In termini di opzioni, cioè in termini di vega, 4-5 punti di volatilità vuol dire che le opzioni si apprezzano. Pietro, qual è la tua operatività di oggi? Io ho aperto uno short a 17.000 sul FIB, perché insomma, come ti dicevo, non ho visto il mercato rompere sì. con forza. L'operazione secondo me ha senso perché ho messo 8 tick di stop, quindi insomma un rischio piuttosto contenuto e quindi aspetto eventualmente di verificare se questa falsa rottura è effettivamente falso, cioè il breakout, e quindi vado avanti con questo short mettendo questo stop che magari abbasserò qualora il mercato mi dia ragione e la rottura sia effettivamente falsa. E, altri titoli che sto seguendo, vedo Unipol abbastanza forte, un titolo che il mercato potrebbe riscoprire, quindi magari si potrebbe già nella posizione con un long su Unipol, che dopo lo strappo di ieri regge, e questa è una buona indicazione: quando uno scatta le prese di profitto dopo una seduta forte vuol dire che c'è denaro abbastanza consistente. Bene, grazie Eugenio Sartorelli per essere stato con noi. Pietro, invece, ricordiamo le iscrizioni aperte? Investing Roma, sì, le iscrizioni sono aperte. Oltretutto colgo l'occasione per ringraziare Eugenio Sartorelli che per la prima volta sarà con noi a Investing. Sì. E sarà una bella occasione anche per continuare quel bel ragionamento sulle opzioni, e questa volta ci saranno insieme a Eugenio altri 49 relatori importanti. Si parlerà oltre che di opzioni anche di valute, di certificati, di commodities, naturalmente di azioni italiane e americane, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Il sito investingroma.it. Ricordiamo il 30 di settembre 30, l'ultimo appuntamento venerdì. Dove? A Fontana di Trevi. A Roma, Fontana di Trevi. Fontana di Trevi, proprio in centro, ci saranno ben 22 workshop, quindi un po' per tutti i gusti. L'appuntamento è gratuito, è sufficiente solo una brevissima registrazione sul sito investingroma.it. Fra le altre cose, le persone che parteciperanno avranno una serie di bonus, perché l'idea è far proseguire la formazione online dopo il 30 settembre anche con dei webinar. È una serie di iniziative, diciamo, che adesso non, insomma, a sorpresa, che però, insomma, l'idea è partire il 30 settembre e proseguire nei mesi successivi con una formazione online. Bene, bene, bene. Grazie Pietro, ci aggiorniamo a domani sia con Pietro che con Eugenio. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi rientriamo subito dopo.